Un ritorno allo stadio è quello che sembra emergere dai dati degli ultimi bilanci delle squadre di Serie A. Scopriamo la top 5. La prima della classe è la Juventus, l'unica squadra italiana che da anni ragiona come un'azienda. I bianconeri dichiarano per la stagione passata 51,4 milioni di euro di entrate da stadio, con un aumento del 25,4% rispetto al bilancio precedente. Trattandosi di dati complessivi, influisce molto il numero di partite disputate e quindi l'esaltante cavalcata in Champions League della squadra di Allegri ha sicuramente inciso. E l'Europa ha contribuito anche nei conti della Roma, seconda in questa particolare classifica. I giallorossi compiono un deciso balzo in avanti scavalcando il Milan con 43,6 milioni di euro, facendo registrare una crescita vicina al doppio rispetto al bilancio precedente, più 86,6%. Sul terzo gradino del podio c'è il Milan, che soffre la mancanza delle coppe europee e si attesta a 25,6 milioni con una variazione negativa pari al meno 10,7%. A pochi milioni di distanza si trova l'Inter, rinvigorita dalla gestione Toir. La società nerazzurra, grazie all'entusiasmo portato da Mancini e dalle gare di Europa League, è riuscita a incrementare la somma relativa ai ricavi da stadio, raccogliendo, per la precisione, 23,3 milioni di euro e registrando una variazione positiva pari al più 23,7% sul bilancio precedente. Assieme al Milan, anche i ricavi da stadio del Napoli presentano una pesante tendenza negativa, pari a un terzo in meno rispetto al bilancio precedente, meno 34,4%, attestandosi a poco più di 14 milioni di euro. La tendenza però sembra cambiata e dall'arrivo di Sarri, e con una squadra in lotta per lo scudetto, il San Paolo sembra tornato a riempirsi.